Vietato sbagliare. Vale per il Gallipoli, già fuori dalla Coppa Italia e protagonista di un avvio balbettante in campionato. Vale soprattutto per la Fidelis Andria, promossa in Coppa ma assai deludente nelle prime tre gare del torneo di eccellenza. Consapevole di essere forse seduto su una panchina che scotta, Onofrio Fino opta per una formazione a trazione anteriore, con Zotti finalmente spostato nel vivo del gioco offensivo a sostegno della coppia Rana-Moscelli. Mossa che sortisce gli effetti sperati nella prima mezz'ora, caratterizzata da una fluidità di manovra assente nelle precedenti uscite stagionali. Eppure la prima occasione degna di nota se la procurano gli ospiti al 14°, quando un traversone dalla destra di Casalino pesca solo Presicce nel cuore dell'area andriese. Per fortuna di Sansona, l'attaccante giallorosso, dimenticato dall'inedita coppia di centrali Paris D'Addario, ha fretta di concludere e spara alto. Trascorrono 3 minuti e la Fidelis passa. Rana approfitta di un retropassaggio corto di Sportillo e serve la corrente Moscelli, che si fa perdonare così l'errore dal dischetto di domenica scorsa a Manduria. Poi tocca a Zotti regalare sprazzi della sua classe in due circostanze. La prima volta al 22°, con un rasoterra incrociato che costringe il portiere Donateo a distendersi per rifugiarsi in corners. La seconda al 26°, direttamente su punizione da posizione defilata. È ancora bravo il giovane estremo giallorosso a sventare la minaccia. Nel miglior momento dei padroni di casa sono però gli ospiti a colpire. Tutto nasce da un nuovo svarione difensivo, stavolta commesso da D'Addario. Palla regalata a Presicce, che ringrazia e infila l'incolpevole Sansonna con un diagonale chirurgico. Di qui in avanti riemergono i soliti problemi di un Andria che accusa il colpo e torna a far tanta confusione. Nella ripresa il Gallipoli riesce dunque a gestire il risultato, rischiando poco o nulla. Il tentativo fuori misura del nuovo entrato greco al 27° e il tuffo di D'Addario sul tiro cross di Zotti al 29° rappresentano gli unici sussulti del soporifero avvio di secondo tempo. Ben più insidioso il colpo di testa di Paris al 32° sulla solita imbeccata di Zotti da fermo. Si poteva comunque fare meglio. Le ultime speranze biancazzurre di incassare l'intera posta in palio si spengono su questa conclusione debole di Rana, che Donateo intercetta senza troppi problemi. Il Gallipoli esce dal degli Ulivi con un punto meritato. La Fidelis, d'altro canto, deve ancora interrogarsi sui motivi che le impediscono di completare la ricerca di un'identità precisa.